Ciao a te e bentornato sul mio canale. La storia di oggi è un altro thread horror. L'autore di questa storia dice che prima di scriverla non ne aveva mai più parlato, non ne aveva neanche più pensato perché era stato traumatizzato dall'accaduto. Dice che non darà nomi perché vuole proteggere le identità delle persone, perché succede alla sua famiglia. Comunque io inventerò dei nomi per facilitare il racconto. Però prima di iniziare il video, prenditi una tazza di tè o di caffè, un bicchiere di vino, prenditi una merendina, mettiti comodo e iniziamo subito. La storia che ho deciso di raccontarti è quella di John, che va a trovare sua sorella Lara e la sua nipote Becky, che vivono tutte e due in Louisiana. È da tanto che non si sono visti perché l'ultima volta che si erano visti, Becky aveva 3 anni, ora ce n'ha 6, quindi è cresciuto moltissimo, cambiata, è diventata una piccola bimbina carina. Era stato duro per Becky e Lara perché David, il cognato di John, era andato via. Una mattina si era svegliato, era uscito per una camminata e non è mai più tornato, e quindi naturalmente hanno avuto un po' di difficoltà. David, l'ex cognato, era un tipo un po', diciamo, un po' strano, era uno un pochino in disparte. Non è che andava a trovarlo con Becky e Lara quando loro andavano a trovare John, però questa volta era John ad andare a trovare Becky e Lara. Era la sua prima volta che andava lì, quindi scopre un pochino il quartiere e arriva davanti alla casa. La casa è una casa abbastanza grossa, grande, però è una casa che sembra abbastanza vetusta. Ci sono dei pezzi di pittura che cascono, sembra un po' triste. Anche le altre case intorno del quartiere hanno lo stesso aspetto. Quando le vede, Gian si dice che non è un posto dove lui vivrebbe, almeno riuscirebbe a vivere. Comunque ci va. Quando arriva davanti alla porta della casa, ci sono Becky e Lara che stanno lì a salutarlo per accoglierlo, e quindi li vede e li abbraccia. Li abbraccia, però quando le vede si rende conto che c'hanno, cioè non sembrano loro stesse, sono un po' diverse, e si immagina che quell'abbandono dal padre e dal marito sia stato un colpo duro, cosa che si capisce, e quindi mette questo sulla schiena dell'abbandono. Entrano in casa, chiacchierano un pochino, riprendono del tempo passato, e poi Lara mostra la camera di John al primo piano, quindi salgono insieme al primo piano. Quando ci entra, John si dice: è una camera tutta rosa, con dei cuscini rosi, con delle lenzuole rose, che il tappetino rosa, tutto, cioè sembra essere una camera da bimbina, piccola bimbina. E lui si domanda: ma non è che sei incinta? E lei lo rassicura subito e dice: no, non sono incinta. Era solo la vecchia camera di Becky che non ci dorme più. E quindi John si chiede come mai, e le spiega che quando dormiva in quella camera da sola, Becky si lamentava di un certo uomo della finestra. La madre era andata varie volte a verificare se ci fosse qualcosa, qualcuno, ha fatto il giro della casa, del vicinato, ha anche chiesto alla polizia se sapeva qualcosa, se c'erano anche delle lamentele, però nulla. Quindi si è detto che dormi con me per rassicurarla un pochino, però Lara pensava che comunque fosse un'invenzione. I bimbi raccontano delle storie, quindi sarà una storia da bimbi. Anche John si è detto: sì, sarà una storia inventata da bimbi, quindi non è che ci presti così tanta attenzione. E quindi continuano la giornata, vanno insieme a chiacchierare, mangiano, poi guardano un film insieme con la bimba, e poi ognuno va a dormire. Lara e Becky vanno al secondo piano e John va al primo piano, dove c'è la camera degli ospiti. Si addormenta abbastanza velocemente, ok? Ha mangiato bene, si è divertito, era stanco del viaggio, si addormenta. Però nel cuore della notte, verso l'una del mattino, sente come se
qualcuno fosse bussando. Lui è mezzo addormentato, quindi non capisce tanto, prova a vedere, a fare il giro della stanza con i suoi occhi mezzi chiusi, però non capisce tanto. Sembra che questo bussamento venga dalla finestra, però non ci vede niente perché ci sono gli avvolgibili. Dico la verità, John era in ansia, cioè, e lo capisco, anch'io sarei stata in ansia, perché ci viene a bussare e subito gli è venuto in mente anche la bimba che diceva l'uomo della finestra, quindi si dice ok, quindi cosa facciamo ora? Pensa velocemente, prova a vedere come può fare, cosa può fare, però si dice su ci sono mia sorella e la mia nipote, quindi non posso rischiare che gli succeda qualcosa. Si avvicina alla finestra, tiene forte il filo per tirare su l'avvolgibile, respira, al cuore che batte a mille, perché si dice ora può darsi che abbia qualcuno in faccia proprio davanti a me e cosa faccio? Si prova a calmare e subito tira su l'avvolgibile fino al soffitto e casca faccia a faccia contro un uomo, ma un uomo spaventoso, era pallido, era magrissimo, proprio di una magrezza che faceva paura. Aveva una felpa e sembrava come se non avesse più vita dentro, era vuoto, aveva gli occhi iniettati di sangue, era veramente molto spaventato, però sembra avere un'aria abbastanza familiare, però non riesce a capire chi sia. Quando guarda l'uomo, lui è sorpreso. Poi si dice forse è normale perché si aspettava di vedere una piccola bambina, ora vede un omone, quindi ci sta che sia sorpreso. Però dopo si arrabbia veramente e da lì inizia a correre verso la porta d'ingresso. Quindi corre e anche John fa uno scatto subito verso la porta d'ingresso per verificare che sia chiusa bene. E con tutto quel rumore che è stato fatto si alza Lara. Scende e chiede cosa è successo. Johnny dice sali su, prendi Becky, chiudi la porta, non aprire mai e poi chiama la polizia. E quindi obbedisce agli ordini subito Lara perché è in ansia, non sa cosa sta succedendo e va a proteggere sua bimba. Intanto John va a chiudere tutte le finestre di ogni stanza, quindi chiude tutto quello che può il più velocemente possibile. Decide di andare fino al retro della casa perché anche lì c'è una finestra. E lì nella penombra sembra di vedere una silhouette, una forma, un'ombra di un essere umano. Non ha il tempo di capire cosa sia che sente un... E quindi si avvicina, corre verso di lì e vede che c'è il vetro per terra, un vetro rotto perché è la finestra che si è spaccata. Però non c'è nessuno. E poi dopo un po' sente una voce urlare e si dice no, ma com'è possibile che mi sia fuggito così? È impossibile. Sente un altro rumore, ora si dice è riuscita ad aprire la porta, non si può, è riuscita ad aprire la porta e ora andrà da Becky e Lara. Però per fortuna era la polizia, quindi si precipita ad aiutare la polizia ad entrare per bene e poi salgono tutti insieme su. E su vedono che c'è questo pazzo, questo uomo che sta provando a sfondare la porta, però non ce la sta facendo. E quindi lottano contro di lui, lo prendono, lo dominano e riescono a mettergli le manette. E per fortuna non è più in condizioni di ferire nessuno. E è lì che John riesce a capire chi è questa persona. Questa persona in realtà era il suo ex cognato David. Lo portano alla centrale di polizia e iniziano ad interrogarlo, gli fanno anche tutti i tipi di test per la droga, alcolemia e tutto, e vedono che era sotto effetto di droga, ma di droga molto pesante. Però non spiega quando è iniziato, non spiega come è iniziato, che gli ha dato, perché l'ha fatto, non spiega niente. Però quando gli dicono così, John si dice ma strano, cioè non è da lui, non è una cosa che fa. È vero che non era la persona più gentile, più brava al mondo, però la droga è una cosa che non andava per nulla con la sua personalità, quindi rimane, cioè, scioccata, ha un colpo. David non ha mai spiegato la sua scomparsa, perché ricordati che se n'era andato senza nessuna spiegazione e non ha mai spiegato perché tornava tutte le sere a casa. John ha sempre pensato che David voleva rapire la sua bimba, per quello stava sempre a bussare alla sua finestra. Gli investigatori non capiscono perché non ha niente di registrato come casa, che sia di proprietà o in affitto, non c'è niente, quindi cosa avrebbe fatto? Poi nello stato nel quale era David era impossibile che fosse capace di mantenere, di occuparsi di un bimbo, neanche di un animale, neanche mantenerlo in vita. E quindi cosa avrebbe fatto di sua figlia? È veramente un mistero, non si spiega. Questa storia mi ha particolarmente toccato perché è una volta dove
C'è la parola di una bimba che non è ascoltata e che questo spesso succede tantissimo. Lo so che i bimbi sempre inventano delle storie e anche sanno che lo facciano e c'è da prendere un po' di distanza in confronto a queste storie che inventano, però c'è anche da considerare il fatto che la parola di un bimbo ha comunque un valore, secondo me. Questa storia mi ha fatto veramente, mi ha ghiacciato il sangue perché mi sono detto, ma nessuno ha cagato la bimba, nessuno ha prestato attenzione, nessuno ha voluto sentirla, perché quello che diceva era la verità, aveva veramente paura di questo uomo alla finestra e mi viene veramente il brivido di pensare questo. E poi mescola anche il fatto che ci sia un intruso in casa, che ci sia uno stalker, cioè il cocktail proprio per farmi venire l'ansia tutta la notte, però mi piace tanto. Per il mio parere, io credo che possa essere possibile che questo David abbia avuto un crollo psicologico, forse ogni tanto delle malattie mentali tipo bipolarismo, schizofrenia o altro, non me ne intendo, però questo tipo di patologia si rivelino in un momento della vita e quindi la persona va via, ha una crisi e non c'è nessuno e forse non si ricorda di chi è, di chi fosse, di che vita aveva. Alcune volte queste persone spariscono proprio, vanno via perché David è tornato a casa, però ci sono delle persone che vanno scomparse e non le ritrovi mai e te pensi che forse gli è successo qualcosa perché sono state rapite, però forse hanno avuto questo episodio psicotico e nessuno può ritrovarle perché nemmeno loro non sanno di essere perse. Quindi io questo caso mi fa più pensare a una cosa del genere, però può anche essere una persona che ha voluto lasciare la sua famiglia e è caduta nella droga e è impazzito, può succedere di tutto. Te che ne pensi?